Entusiasmo e la grande festa per il Giro d'Italia. Alaphilippe ha tagliato il traguardo in Viale Gramsci vincendo la 12ª tappa a Martinsicuro Fano. A raccontarci di questa giornata è Marco Lonigro che insieme all'operatore Stefano Barnesi ha seguito le iniziative organizzate, il tifo e l'arrivo della carovana. Marco, a te. Sì, buonasera Simona. 12 anni dopo l'ultima volta e più di 60 anni dalla prima è tornato a Fano il Giro d'Italia. Quest'oggi si è corsa la 12ª tappa, una tappa iniziata questa mattina, in tarda mattinata, da Martinsicuro in provincia di Teramo e poi terminata in Viale 12 Settembre qui a Fano poco prima delle 5. È stata una tappa interessante secondo gli esperti. A vincere il francese Julien Alaphilippe, che è partito, ha preso il largo sin da subito, poi una sorta di testa a testa con l'italiano Mirko Maestri, poi staccandolo successivamente a diversi chilometri dall'arrivo. Nel complesso per la città di Fano è stata una giornata importante, commentata in modo positivo dal responsabile dell'organizzazione della tappa odierna, Alighiero Omiccioli. Sentiamo. Pedalo, non ti fermo mai su, corro, tremo e poi gira, giro, gira, gira. Giro d'Italia nelle Marche, a Fano, questo cosa significa oggi per questa città? Ma quello che significa lo vediamo, no? Tantissima gente, mi dicono che anche lungo la salita sia strapieno di persone, una giornata che è stata fortunatamente baciata dal sole, penso che uno spettacolo più bello, più entusiasmante, più affascinante di questo sia difficile immaginarlo. Ecco, si parla di sport, turismo, ma anche tante tradizioni. Ma sì, assolutamente, il ciclismo evoca tutte queste cose, per cui è inutile riparlarlo. La tanta gente presente, che trasversale rispetto all'età, cioè abbiamo bambini e gente di 70 anni, uomini, donne, testimoniano che appunto c'è un qualche cosa di innescato tra questo sport e la popolazione. Ecco, la domanda sorge spontanea: come si organizza un evento del genere? Un evento è tanto complesso quanto grande, per cui quando vediamo una cosa così impattante dobbiamo che immaginare che altrettanto è necessario organizzare a livello locale. Però spero che fra poche ore potremo tirare le prime somme su quello che è stata la nostra tappa. Ci soffro la salita e poi lancio la discesa che gira, giro, gira, gira, giro, come testimoniano le immagini, in tantissimi hanno assistito all'arrivo della tappa odierna, tappa numero 12, e nel pomeriggio abbiamo raccolto le voci e le emozioni di appassionati e curiosi che hanno partecipato all'evento, un evento appunto molto sentito qui a Fano. Siete due grandi appassionati, immagino come sta andando questa giornata. Bellissima, siamo dalla Svizzera, siamo qua in ferie, la prima uscita per noi oggi, siamo fortunati perché non si sapeva che c'era il giro che arrivava qua, ecco, si godiamo la giornata qua, compriamo anche il capello, speriamo di avere un bel finale questo pomeriggio. Ecco, il vostro atleta, il vostro ciclista preferito, chi è? Storico, per me è sempre ancora Rominger, Tony Rominger. Penso che Claudio Capucci ha scritto storia nel ciclismo italiano quando è arrivato da solo a Sestriere. Veramente fortissimo. E mi hanno detto adesso pedalare. Ecco, c'è grande entusiasmo per il Giro d'Italia. Sì, sicuramente. Ogni anno, non appena il Giro ci arriva dalle nostre parti, cerchiamo di andare a vedere una bella tappa. Speriamo che anche oggi sia così. Lei è un appassionato? Sì, fin da bambino, sì. Pantani è stato nel mio cuore, Cipollini i miei primi campioni da bambino. Ecco, invece oggi il suo ciclista preferito? Sicuramente Pogacar, ispira belle sensazioni e bei ricordi di campioni di altri tempi. Come sta andando questa giornata del Giro d'Italia qui a Fano? Bella, adesso è venuto fuori anche il sole, va bene, c'è un sacco di gente, c'è molta gente, sono tutti in attesa dell'arrivo, comunque c'è bella gente. C'è anche grande entusiasmo e questa è un'opportunità per la città. Ah sì, è una grande opportunità per la città, anche in televisione si vede, è tutta una bella cosa per il turismo. Lei è un appassionato? Sì, seguo sempre il ciclismo, non è che sono un grande ciclista, però mi piace il ciclismo da tanti anni. Ruote, girano le ruote, la carovana, la carovana.
una giornata di sport, una giornata di ciclismo ben riuscita anche grazie al prezioso lavoro degli uomini della polizia locale, della protezione civile, ma anche della polizia e dei carabinieri che hanno svolto il lavoro di sicurezza e anche altri servizi. Per gli appassionati, per i più curiosi, si è corso all'inizio in terra abruzzese, in provincia di Teramo, poi nel territorio marchigiano, attraversando le zone nei pressi di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona e poi la provincia di Pesaro e Urbino. Qui a Fano sono stati tanti gli eventi collaterali al giro, come il corteo mascherato del Carnevale di Fano, capitanato dalla musica arabita e il gruppo storico La Pandolfaccia. Insomma, tanto divertimento con musica e spettacoli. Vediamo il breve riassunto del pomeriggio e poi la linea può tornare allo studio. Si parla di sport, turismo, però spazio anche alla tradizione quest'oggi. Sì, devo ringraziare il Comune di Fano e il Giro d'Italia che ha deciso di ospitarci. Lo scorso anno a Fossombrone abbiamo sostenuto il gruppo storico di Fossombrone, quest'anno siamo a casa e giustamente siamo stati chiamati. Noi con piacere animiamo questo pomeriggio prima dell'arrivo del Giro. Di base Fano è la nostra città e quindi animarla con la cultura e la storia è la nostra passione. Anche in tutti gli ambienti di vita quotidiana, quindi cercare di coinvolgere, animare, far parlare di Fano medievale ovunque è l'occasione buona. C'è anche molta curiosità. Sì, infatti questo è bello, stiamo distribuendo i volantini del Palio di quest'estate, di Maratona Fano, la gente è curiosa, vediamo tanti complimenti, quindi per noi è un piacere, soprattutto anche questa nuova riscoperta della città di Fano, della storia medievale. Come sta andando questa giornata? Sta andando molto molto bene, perché avremo una grande visibilità, in giro lo guardano in tutta Italia, no? Con la RAI, quindi la musica arabita sugli schermi della RAI per questo Giro d'Italia, fantastico. Un bellissimo coinvolgimento anche tra sport, cittadini, turismo. Certo, tutto, fa tutto bene per la città, perché la visibilità di Fano è importante, perché devono capire chi guarda, che Fano è accogliente, che c'è il carnevale, che c'è il mare, che c'è la gente, è molto brava. E poi c'è la musica arabita. Si sa che si è organizzato il Giro d'Italia, la tappa l'ha organizzata El Boulon, ho fatto tutta Nicoglia, io ho fatto. Grazie a Marco Lonigro per il collegamento. Questa mattina invece Massimo Foghetti si è recato alla cooperativa Tre Punti, luogo scelto come punto di ritrovo per la polizia locale, per la protezione civile, i tecnici della provincia e dell'ufficio tecnico del comune. 220 le persone accolte. Anche la cooperativa Tre Ponti si tinge di rosa per ospitare e festeggiare il Giro d'Italia. Sono le 11:30, mezzogiorno di questa mattina. Qui è un punto di ritrovo, un punto di partenza per poi tutta la protezione civile e ovviamente anche la polizia locale è pronta per predisporre l'apparato di sicurezza del Giro d'Italia. Saverio Ulivi, quanti sono gli uomini che si prestano a questo importante lavoro? Sì, abbiamo scelto questo posto innanzitutto grazie alla disponibilità della cooperativa Tre Ponti, perché portare un panino sul posto, salti qualcuno, invece abbiamo deciso di vederci qui alle 10:30 con calma, segnare le postazioni ai ragazzi, mangiare un piatto di pasta calda e poi trasferirci direttamente sul posto. Assieme a noi siamo 198, assieme a noi ci sono di Pesaro, di Colle al Metauro, adesso nel Cartoceto, non faccio tutti i nomi, comunque c'è tutto quella parte della provincia di Pesaro della protezione civile che ci dà una mano sulle postazioni. Ci lavoriamo da giorni veramente, perché non è così facile metterle direttamente in postazione, assegnare la postazione, consegnarle a tutti una radio, come viene utilizzata, perché in 100 con una stessa frequenza è un problema, quindi un piccolo corso sull'utilizzo. Oggi siamo qua, siamo a metà pranzo, siamo pronti a raggiungere le postazioni, dopodiché la polizia locale divisa in tre gruppi passerà in rassegna per vedere se siamo nel posto giusto, nel luogo giusto, e poi aspettiamo il giro. Ecco, il pubblico forse non si rende conto, guardando questo spettacolo, perché è una festa, è uno spettacolo, di quello che c'è dietro, il lavoro che c'è dietro e soprattutto l'impegno di tanti uomini che disinteressatamente lo fanno per il bene della città.
Sono 2 mesi che ci lavoriamo, perché non è solo il volontario che è lungo la strada, ma sono il montaggio delle strutture. Noi abbiamo dato la cucina, i forni per rifucillare quelli che vengono in pratica dopo la corsa. Da mangiare lo farà la Proloco, credo, ma le attrezzature nostre, tante di quelle cose che dietro non finiscono mai. Sono un paio di mesi che con l'organizzazione in pratica della Proloco, che è in gestione, e soprattutto il comune, ci stiamo dietro, speriamo di arrivare a fare cose, non dico perfette, ma perlomeno che ci vogliono nel verso giusto. Quindi tutto è stato predisposto nel migliore dei modi? Sì, ormai i ragazzi qui sono oltre 100, oltre alla polizia locale, che sono altrettanti, sanno già dove andare, si tratta solo poi un metro più su o più giù di assegnargli la postazione, fare una rassegna per vedere se sono tutti a posto, e poi noi abbiamo di loro, oltre alla radio, anche il numero di telefono, se c'è qualcosa ce lo segnalano. Il COC è aperto, in pratica in via Borsellino, ci sono tutte le figure più importanti all'interno del COC, se dovesse succedere qualcosa o qualche fabbisogno, via radio ce lo comunicano e da lì a breve cerchiamo di risolvere il problema. Da Treponti partono anche i vigili urbani, pronti per essere dislocati nei punti critici di tutto il percorso che percorrerà il Giro d'Italia. Comandante, siamo alla fine di un apparato e di un momento anche organizzativo di rilevante importanza. È tutto a posto? L'impegno è notevole, perché, come abbiamo detto, il Giro d'Italia percorrerà nel nostro comune oltre 20 chilometri. Questo percorso deve essere tutto garantito, completamente libero da veicoli, e poi dalle ore 13, come abbiamo detto, inizierà anche il divieto di transito. Il nostro servizio è impegnativo, abbiamo iniziato dalle ore 6 del mattino per assicurare poi che sia libero da auto. Al fine di evitare il più possibile le rimozioni, abbiamo iniziato un'attività di informazione, anche noi con avvisi pure cartacei, monitorando i parcheggi per vedere veicoli che sono in movimento, veicoli stanziali dell'ex caserma e dell'ex foro boario, e abbiamo cercato, insomma, di avvisare la popolazione il più possibile, attingendo alle banche dati che abbiamo per rintracciare i proprietari e farli muovere da loro stessi i veicoli. Ovviamente alcuni ce ne sono rimasti e abbiamo dovuto procedere. Al momento la situazione è sotto controllo, tenuto conto che il percorso è tutto libero e ci sono ancora pattuglie che stanno monitorando ad evitare che altri veicoli si posizionino. E devo dire poi grazie a tutti i colleghi che si sono venuti in ausilio e che ci aiuteranno a garantire le chiusure, che sono colleghi delle polizie locali di Pesaro, di Colli al Metauro, della polizia provinciale, nonché, mi è stato detto, anche di una pattuglia della Guardia di Finanza. Un ringraziamento va anche a tutta la protezione civile, la quale ci garantisce il grosso anche dei presidi, e un grazie anche alla provincia, perché ci ha messo a disposizione pure i cantonieri, che sono dotati della qualifica di polizia provinciale e possono presidiare gli incroci che intersecano proprio con le due strade provinciali. Quanti sono i vigili che saranno sulla strada oggi pomeriggio? Tutto il comando, perché nessuno abbiamo concesso né ferie né riposi, e quindi siamo una cinquantina.